Ragazze, ciao ragazzi, siamo già praticamente quasi tutti tornati dalle ferie, dalle nostre vacanze estive e mi sono accorta che praticamente tutti gli anni, più o meno due o tre settimane dopo le ferie, faccio una routine skincare, haircare, body care molto precisa utilizzando alcuni prodotti o gli attivi che vi mostro oggi. Una routine che applico soltanto dopo le vacanze. Vi dirò anche passaggio per passaggio il perché. Quindi oggi ve la presento e magari riuscirò a darvi qualche consiglio in più per rimettere a posto tutta la vostra beauty routine. Cominciamo subito. Allora, anche tu dopo le vacanze torni con la pelle del viso, proprio la texture della pelle del viso più spessa. Cioè, vedo proprio la pelle non liscia. Cioè, ecco, al tatto non la sento più liscia. Ovviamente durante le vacanze, che siano in montagna o al mare, non utilizzo i peeling chimici, non utilizzo lo scrub, non utilizzo nulla. La prima cosa che faccio, letteralmente, a livello di beauty, skincare, quando torno alle vacanze, è utilizzare il foreo. Il foreo, ragazzi, ce l'ho da tantissimo tempo, vi ho fatto anche la review di foreo, paragonato ad un altro tool molto simile. Qualcuno mi chiede se l'acquisto vale la pena. Sì, vale la pena se hai la pelle grassa, mista, con delle imperfezioni, con appunto questa texture. Se hai la pelle sottile, secca, matura, no. Quindi di questa tipologia di pelle parliamo, proprio di texture, di questo della sensazione non liscia sulla pelle. Ecco, foreo lo prendo subito e lo utilizzo per 2-3 giorni di seguito. Foreo cos'è? È una spazzolina in silicone che vibra, si sente, ha diverse setole, delle più setole più morbide e setole più spesse dietro, e utilizzo entrambe proprio per esfogliare, un'esfoliazione fisica, proprio per esfogliare molto leggermente la pelle e sbarazzarmi di questa texture in più sul viso. Funziona benissimo ed è la prima cosa che prendo proprio da utilizzare dopo le vacanze, perché il sole, anche se si mette la protezione, il cappello, se si sta all'ombra, comunque ha degli effetti sulla nostra pelle, di cui anche in spessimento del nostro epidermide. Si accumulano le cellule morte e la pelle appare più stanca, più spenta, il make-up non si mette in modo, soprattutto il fondotinta, in modo molto perfetto sul viso, e quindi questo è il primo step. Il secondo step, simile a lui, ma passano 2-3 giorni, insomma, prima che la pelle si abitui un po', i peeling chimici. Vi ho fatto il video sull'esfoliazione, ve lo lascio qua, dove parlo sia dell'esfoliazione fisica che dei peeling chimici. Vi faccio vedere cosa utilizzo attualmente, però i peeling chimici mi aiutano davvero, a parte la texture, anche lavorare anche sul colorito. Non so voi, ma io sia a livello di rughette che a livello di colorito della pelle non sono messa benissimo dopo le vacanze. È un po', vedo più macchiette, più lentiggini, la pelle appunto un po' più spenta, un po' più provata. Con cosa sono partita quest'anno? Devo dire, mi ha dato delle grandi soddisfazioni. È Red Texturizing, questa è una maschera del brand Colibri, è un brand tedesco, sì, made in Germany, una maschera da un colore proprio Hulk, guardatela, eccola. E adesso la devo richiudere, vabbè, dopo la pulisco. La maschera con poli alfa e beta idrossiacidi, quindi l'acido glicolico, lattico, salicilico e poliidrossiacido al 30%, quindi va ad agire molto bene sulla pelle. È una maschera molto strong, è da tenere per 5 minuti, cioè soltanto 5 minuti vuol dire che il risultato c'è e si vede. Dico solo che dopo averla utilizzata, un giorno dopo, sì, circa, mio marito mi ha guardata e mi ha detto: che bella pelle che hai. Ecco, se si accorge mio marito che ho una bella pelle, questa maschera funziona davvero, va ad esfogliare la pelle molto molto bene. Non dico di farla una volta a settimana, potrebbe essere too much, a meno che non avete una pelle più spessa, molto grassa, da lavorare. Una volta al mese va benissimo per dare proprio un boost di esfoliazione. Il resto è un po' troppo strong, dopo le vacanze è perfetta, perché per un mese, 2 settimane, 3 settimane comunque non andavate ad esfogliare, appunto eravate esposti sempre al sole, non facevate la vostra solita skincare fatta bene.
Sicuramente anche il peeling chimico, la maschera peeling chimico di The Ordinary, quella rossa, vi ho fatto il video dedicato, va benissimo. Quella forse la pelle si arrossa di più con lei, questa si sente che è strong, però la pelle non si arrossa per nulla, non fa uscire le imperfezioni, non irrita la pelle, assolutamente no. E poi due prodottini per quanto riguarda l'esfoliazione chimica che sto utilizzando è il glicolico di Revolution Skincare. Quindi è un siero che magari utilizzo, se questa maschera l'ho utilizzata una volta a settimana adesso, questo lo utilizzo magari due volte a settimana, tre volte massimo se non utilizzo lei. È un siero normalissimo da applicare e poi procedere con una buona crema nutriente in questo caso. Poi sto provando anche questo tonico di Sink Mond. Questo tonico, ah ecco, questa maschera mi è stata inviata dal brand e questo l'ho comprato con i miei soldi, era il mio regalino. Il tonico l'ho comprato, l'ho sempre comprato al Cosmoprof, se non mi sbaglio. Comunque il tonico all'acido glicolico. Lo sto utilizzando però da dirvi, vedo dei risultati davvero buoni, sinceramente no, è giusto per farvi vedere che si può utilizzare benissimo anche il tonico. Per ora quella che dà più risultati è lei. Poi, come procedo dopo, a parte l'esfoliazione? Ovviamente idratazione, ma quello non è il mio step principale, in senso che l'idratazione per me subentrerà un po' dopo con il retinolo a ottobre, novembre, con l'autunno che arriva. Per ora mi concentro appunto a rimettere la pelle in sesto. Ovvio, utilizzo tutte le varie mie creme basiche, ai probiotici, ma i trattamenti che faccio sono diversi, di cui le maschere, comunque i trattamenti seborregolatori, comunque per la pelle grassa, purificanti. E allora, adesso ho queste due, questa totalmente finita, la Mugwort Clay Calming Mask di Isntree, mi è piaciuta tantissimo, una maschera purificante che non si va a seccare sul viso, deve essere tenuta per 10-15 minuti, all'interno ha mugwort, questa è l'artemisia, è una pianta che ha le proprietà idratanti barra lenitive, ed è vero, è una delle poche maschere che non mi va a seccare troppo la pelle, ma comunque si vede che va a regolare la produzione del sebo. Applicando la protezione solare molto spesso i pori si occludono, la pelle produce più sebo perché c'è più caldo e ovviamente magari avete più imperfezioni, la pelle di suo produce più sebo, come per esempio per i capelli, dopo arriviamo anche a loro, e magari vi lavate il viso più spesso rispetto al solito, l'aria un pochino più vi sporcate magari un po' di più al mare, quindi vi risciacquate il viso più spesso, per questo la produzione dell'olio della nostra pelle, del sebo, è molto più frequente. Ecco, per questo bisogna tornare un attimino indietro e rimetterla in equilibrio. Queste maschere ottime per riequilibrare la produzione del sebo, quindi purificante, va a seccare un pochettino le imperfezioni, ottima. Un po' più strong, è molto più visibile, ma soprattutto una maschera che lavora molto di più sui pori piuttosto che in generale sulla pelle, ma proprio l'effetto si vede sui pori dilatati. È questa qui, che mi è stata mandata dall'azienda Rare Earth di Kiehl's, questa me l'ha mandata Stelvana, di Pore Cleansing Mask, quindi la maschera purificante per i pori, che mi piace moltissimo. Eccola qui, questo formato è una crema molto molto densa, una tipica maschera all'argilla, infatti anche il profumo è tipico argilloso, che va a rendere la pelle davvero molto più liscia e i pori quasi meno visibili. Ora, non è possibile ridurre il diametro dei pori, però quello che possiamo fare è diminuire la produzione del sebo, quindi il poro leggermente si chiude e la pelle sembra più liscia e più compatta. Ecco, questo è quello che fa questa maschera. Un'altra procedura, un altro trattamento a cui mi sottopongo sempre dopo essere tornata dalle ferie, capelli. Ragazzi, capelli. Ancora devo arrivare al metodo esatto, a come disabituarmi a essere lavati tutti i santi giorni praticamente in vacanza. Davvero devo soffrire un po' di più, devo impegnarmi a non lavarli tutti i giorni e si sporcano effettivamente tutti i giorni, li vedo un pochino meno vivi, senza volume. Qualcuno ovviamente dice, ah, se senti il bisogno di lavarli tutti i giorni, lavali. Vero, però uno, devo trovare il tempo per metterli in piega tutti i giorni, due, comunque li devo sottoporre al calore tutti i giorni e sinceramente si rovinano tantissimo le punte, quindi se riesco a lavarli ogni tre giorni è meglio.
Come risolvo? Il buon vecchio shampoo secco, questo è uno dei miei preferiti, ve lo faccio vedere sempre in questo caso su questo canale, Batiste shampoo secco colorato, ce l'ho su anche oggi, ovviamente con varie code, raccolti bassi come questo, trecce eccetera, risolvo un pochettino così. Dopo l'attività fisica magari passo un po' di acqua, passo un po' di acqua qua sotto per rimuovere appunto le tracce di sudore senza lavare i capelli subito o tutte le volte. Poi per i capelli vi consiglio anche dei shampoo un po' più purificanti, magari al mare usiamo degli shampoo più idratanti che ci proteggono dal sole, mentre tornando indietro a me torna un pochino di forfora. Ottimo shampoo che vi consiglio sia per i capelli grassi che per la forfora, se ce l'avete o uno o l'altro va benissimo lo stesso, quello di Vichy, la confezione verde, ve lo lascio qua, buono, buono quel shampoo lì, lo consiglio davvero ed effettivamente dopo primo e secondo utilizzo l'anno scorso mi aveva totalmente eliminato la forfora. Ora non ho un qualcosa da farvi vedere, sto provando con diversi shampoo ma non mi danno delle grandi soddisfazioni, però so che devo far così, devo resistere per 3 giorni. Per le punte rovinate, perché allora mi mettevo il cappello e mi mettevo la protezione sui capelli per proteggerli eccetera, comunque si rovinano, l'acqua salata, piscina, il sole, si rovinano le punte, risolvo con l'impacco pre-shampoo con l'olio d'oliva. L'olio d'oliva a me piace tantissimo, nonostante io abbia i capelli abbastanza sottili, comunque se si fa come pre-shampoo, dopo si lava via bene con lo shampoo appunto che utilizzate, i capelli sono molto più nutriti, molto più idratati. Provate, perché davvero ce l'abbiamo tutti in casa e nessuno ci vieta appunto di metterlo a fare qualche esercizio, oppure fare un giro per 20 mezz'ora, 20 minuti mezz'ora, e dopo risciacquarlo. Questo per quanto riguarda i capelli. Poi anche voi il corpo, io forse perché ho cominciato a fare Pilates, quando si fanno quegli esercizi che ti guardi le gambe, ti guardi le ginocchia e vedi proprio la pelle più provata, come sul viso anche sul corpo, con la costante esposizione al sole, con la protezione solare che non è che la riapplicate tutte le ore, ovviamente non siamo bravi come dovremmo essere, la perfezione, nessuno è perfetto, e noto la pelle sì più provata, ecco la parola giusta, quindi vado verso le creme per il corpo. Paradossalmente utilizzo più creme per il corpo quando torno dalle vacanze piuttosto che durante le vacanze, sono sempre di fretta, magari non mi va, non sempre uso il doposole, pecco in quello. Cosa ho usato? Intanto ho finito questa crema di Flair, l'azienda che produce le lamette riutilizzabili, che dove si può cambiare proprio la testina, mi hanno mandato questa crema corpo che si chiama Slow It Down, rallentalo, body lotion, la crema corpo che contiene un ingrediente, adesso non mi ricordo più, ecco, Gymnema Silvestre Leaf Extract, quindi un estratto di una pianta che dovrebbe andare a rallentare la crescita di peli. Ragazzi, io mi faccio la lametta sulle gambe ed effettivamente questa cremina rallenta leggermente la crescita di peli, ve lo assicuro, buonissimo odore, si assorbe subito, lascia la pelle idratata, sì buono, buono buono, lascia la pelle idratata per diverse ore, quindi questa finita con estremo piacere in 2 settimane. E poi la New Entry, qua il profumo è meraviglioso, la New Entry di questo brand La Mer, che non è un brand francese, attenzione, è un brand tedesco, che utilizza il limo marino del Mar del Nord, e questo è un prodotto che mi hanno mandato insieme ad altri per testare in questo autunno, quindi la metto sicuramente in uso, cioè guardate che bel pack, mi fa ancora sognare estate. Quindi sì, crema per il corpo a go go e ovviamente un'esfoliazione abbastanza presente. Lo intendo con l'esfoliazione abbastanza presente, ecco, Martini, questa spazzolina qua. Questa è l'esfoliazione che intendo io. Belli scrub per il corpo, quelli super buoni, con quei profumi vanigliati che fanno molto spa. Però questo è molto più efficace e vi dura di più, facendo brushing, quindi utilizzandolo sulla pelle asciutta, fa anche l'effetto anticellulite, rimuove le cellule morte e vi fa durare di più la bronzatura, quindi assolutamente dateci un'occhiata. Martini è un brand di Parma che trovate anche nei supermercati. Scendiamo un po' di più, è l'ultima zona con la quale mi trovo sempre in difficoltà dopo le ferie, sono i piedi. Cioè tra l'infradito, sandali, comunque sono sempre aperti, ok, respirano, poi vai sulla sabbia,
sui sassi, sugli scogli che magari ti fanno male, torni. Io torno con dei piedi ruvidissimi. Ovviamente in vacanza non hai tempo per stare lì a fare lo scrub, a fare tutto, a mettere la cremina. Io francamente no, non ho figli, cioè non oso immaginare chi ha figli, cioè come fai, ecco. E quindi cerchi di correre ai ripari, piedi ruvidissimi. Cosa utilizzo? Potete benissimo utilizzare una maschera esfoliante come questa, o il peeling grosso di The Ordinary, oppure il siero di Revolution, anche solo sui talloni. Vedete quanto ammorbidirà la pelle questo prodotto. E poi passate con una crema piedi. Ecco, io ne ho due adesso. Questa mi piace molto per l'odore, per il profumo. Questa crema è del brand Viorica, è un brand moldavo che ho conosciuto al Cosmoprof e me l'hanno regalata. E questa è l'altra cremina, un brand libanese, Bizline, pure loro li ho conosciuti al Cosmoprof, con menta e eucalipto. Francamente sì, sono carine, ce le ho, le utilizzo, ma potete benissimo utilizzare una crema per il corpo anche per i piedi. Ecco, quello che vi aiuta di più sono sicuramente le maschere barra sieri esfolianti. Quelli sì, quelli danno una grande mano, insomma, per togliere la ruvidità dei piedi e farli diventare molto più morbidi e pronti per l'inverno, appunto, per coccolare un po' di più. Bene ragazzi, questi erano tutti i trattamenti che faccio dopo le ferie. Fateci sapere giù nei commenti quali sono i vostri trattamenti, le chicche, prodotti che utilizzate, perché siamo molto curiosi. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!